buonasera a voi tutti che ci seguite. Questa sera in collegamento con Paola Sbardellati, ancora una volta ringraziamo di essere su Liberi TV. E ormai la presentiamo, anche se è abbastanza superfluo, ma comunque Paola Sbardellati, psicoterapeuta in forza all'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma. Grazie Paola di essere con noi. L'estate incombe, il caldo ormai si è impadronito delle nostre vite in qualche modo, e oggi parliamo di meccanismi di difesa psicologici. E sono delle cose, insomma, che avvengono, diciamo, quasi spontaneamente nella vita di tutti noi, di attuare dei meccanismi di difesa per sopravvivere, per vincere l'ansia, però noi coniughiamo tutto questo anche nella vicenda a livello globale che stiamo vivendo, che è quella del Covid-19, del post-Covid-19, che immagino, ovviamente dal tuo osservatorio potrei dirlo più precisamente, non ha certo aiutato a portare serenità nelle nostre vite. Questi meccanismi di difesa vengono poi ad essere operativi un po' anche nelle cose che abbiamo già detto nelle nostre trasmissioni, cioè nella nostra vita di relazione, perché insomma c'è uno scambio, e quello che noi sentiamo e quello che affrontiamo poi lo trasmettiamo anche, in modo la nostra difesa la trasmettiamo anche a chi è a noi vicino, e chissà come la prende l'altro. Io lascio a te la parola, ti ringrazio ancora di essere qui con noi e sono ansioso di ascoltarti. Grazie a voi, grazie a te. Allora, come stavi giustamente dicendo, sono dei meccanismi psicologici inconsci, e a volte non lo sono assolutamente, ma per lo più noi parliamo di meccanismi difensivi psicologici inconsci, e quelli si palesano all'improvviso quando ci sono delle situazioni di stress, problematiche. Quindi in questo periodo più che mai, diciamo, come stavi giustamente introducendo tu, perché prima il discorso della pandemia, successivamente il discorso della rinormalizzazione, un tentativo di rinormalizzazione, e indubbiamente le persone cercano di adattarsi, no? Di fronteggiare le varie difficoltà con i loro mezzi. Noi abbiamo tantissimi strumenti, sono delle vere e proprie strategie, infatti, meccanismi di difesa, se vogliamo usare un termine per renderlo più comprensibile anche ai non addetti ai lavori, sono delle vere e proprie strategie. Sono inconsce quando magari c'è una difficoltà, una cosa che ci coinvolge emotivamente in modo particolare, non la vogliamo fronteggiare in maniera diretta, e eccolo lì che il nostro inconscio entra all'opera. E cosa fa? Ci fa pensare e agire in modo difensivo, cioè in modo da non affrontare subito quell'evento che per noi è stressogeno. Non affrontare subito, e è importante sottolineare questo concetto, perché prima o poi il meccanismo di difesa cessa la sua funzione, ovvero non ha più quello che può essere un vantaggio iniziale, cioè di farci traccheggiare, acquisire un po' più di sicurezza. Ad un certo punto ci palesa il conto, io dico sempre, ci arriva il conto. Ogni cosa che noi facciamo non passa, di quelle difensive, non passa mai così indolore, c'è sempre un qualcosa poi che la famosa scia che noi dobbiamo riandare a vedere, a rivisitare, rielaborare. In poche parole sono delle scorciatoie queste strategie, che però rimandano solo il problema. Noi le usiamo continuamente, le usiamo da sempre, e spesso praticamente arriviamo a... Aspetta, le usiamo da sempre, questo che vuol dire? Che nelle nostre varie età li abbiamo usati anche nell'infanzia? Certo, no? Anche quando siamo bambini, in maniera molto, se vogliamo, più palese, perché i bambini sono molto più diretti rispetto a noi adulti, nel senso che noi abbiamo più sovrastrutture, cioè più difese rispetto ai bambini. I bambini candidamente te la palesano, quella che è la loro manovra, neanche tanto manovra strategica, e quindi non visibile, più nota, e però sì, li adottiamo da sempre come possiamo, tipo rimandare, no? Il bambino ti dice no, lo posso fare dopo. Quello è già una sorta di meccanismo di difesa. Quello che facciamo noi da adulti si chiama evitamento. Quindi che cosa fa l'adulto? Evita, rimanda, procrastina, e si racconta delle belle storie per poter rimandare quel qualcosa che lo stressa.
più delle volte sono una serie di paure, no? Una serie di paure che, e convincimenti, cioè se faccio questa cosa ora mi potrebbe accadere un certo evento, quindi poi mi condiziono, poi distolgo l'attenzione da quello che è il mio presente e pertanto è meglio andare avanti con un'altra faccenda, poi dopo vediamo. Il dopo vediamo spesso si allunga un tempo dilatato. E questa è la messa in scena del nostro meccanismo di difesa, che è appunto l'evitamento, per esempio. Quante volte lo facciamo e non ce ne rendiamo neanche conto? Poi magari è o per intervento di un'altra persona, se è magari, non so, un amico, un partner, un familiare, un nostro collega di lavoro che ci dice: scusa, ma non dovevamo andare a vedere questa cosa, tu avevi detto, e eccolo lì che. O traccheggiamo ancora e tergiversiamo, oppure a torto collo siamo costretti a metterci lì al confronto con quello che abbiamo tanto evitato. Oppure anche quando dobbiamo affrontare un cambiamento, i tanto temuti cambiamenti, perché l'essere umano è abitudinario. Noi non vogliamo assolutamente muoverci dai nostri binari una volta che sono impostati, che li troviamo sicuri e che ci stanno in qualche modo portando dei frutti. Tendiamo a essere molto statici. Solo quando accadono degli eventi, lì siamo costretti, no? A vedere un po', a rivedere la situazione o siamo costretti da altre persone ad affrontare quel cambiamento. E spesso i meccanismi di difesa intervengono per mantenere un equilibrio precario, il vecchio equilibrio, ancora in atto. Infatti hanno proprio questa funzione di far rimanere tutto inalterato il più possibile. Fin quando possiamo, perché poi abbiamo detto c'è un tempo, una durata di questi meccanismi di difesa e la durata si può palesare o per l'intervento, la fine di questo meccanismo, o per l'intervento di una persona o di un vero e proprio evento pratico, materiale che non possiamo esimerci dall'affrontarlo, oppure da un sintomo. I sintomi spesso intervengono quando la persona è sovraccaricata, quindi noi per evitare, per non affrontare un qualcosa che ci crea una difficoltà interna, emotiva, mettiamo in atto questi meccanismi di difesa e il prezzo è che iniziamo ad essere un po' più nervosi, un po' più ansiosi, possiamo avere un po' di mal di pancia, un po' di mal di testa, ognuno è fatto a suo modo, ognuno ha dei propri sintomi. Lì ci sono dei segnalatori, quindi quei sintomi ci stanno a segnalare che c'è qualcosa che non va e ci indicano che dobbiamo occuparci di noi, anche se quella cosa per noi è spiacevole. E quindi una serie, diciamo, di costrizioni ci portano a fare i conti con quello che in qualche modo noi abbiamo accantonato. Questo se parliamo dell'evitamento, perché di meccanismi di difesa ne abbiamo tantissimi, non è soltanto questi. Il primo che studiò i meccanismi di difesa fu Freud, da lì poi però si sono ampliati gli studi e oggigiorno si fanno profondi studi su quello che è il modo di pensare dell'uomo in tutti quanti i settori, perché lo aiuta il più delle volte a cavarsela nelle situazioni per lui scomode. Quindi sono veramente considerate delle vere e proprie strategie. E tu giustamente dicevi che a volte alcune sono positive, pro, adattive, altre invece sono del tutto disfunzionali. Però spesso le persone questo non lo sanno, lo fanno punto e basta, se ne accorgono solo se è positiva o negativa in base a quello che è il continuum, no? Quello che accade, la conseguenza che accade dopo l'averlo messo in pratica. Cioè, in sostanza un meccanismo di difesa può diventare anche in qualche modo distruttivo. Sì, può diventare distruttivo se la persona poi non ascolta i segnali che intervengono, perché ci sono sempre i segnali. Possiamo decidere di non vederli per un periodo di tempo, ma ci sono delle persone che vanno avanti ad oltranza e vogliono mantenere quell'equilibrio fisso. È impossibile mantenere sempre uno stesso andamento, uno stesso equilibrio. Gli eventi stessi della vita ci portano ogni giorno a cambiare qualcosa anche in termini solo di ragionamento. Del resto poi il cambiamento inizia là, inizio a pensare, piano piano convinco il mio cervello di quello che sta avvenendo e questo è un concetto importante, convincere il nostro cervello su cui poi magari ci ritorno un attimo e da lì parte la messa in pratica, cioè il comportamento. Quello che intendevo dire su convinco il cervello, perché il nostro cervello è un organo che ancora per tanti versi non è ben studiato, non sappiamo tutte le sue potenzialità. Studi recenti
hanno testimoniato proprio attraverso degli studi, degli esperimenti che sono stati fatti, che effettivamente se il nostro cervello noi lo portiamo a ragionare in un certo modo di fronte a una situazione per noi nota da tempo e che affrontiamo sempre nello stesso modo, e noi diciamo, diamo degli input al cervello, diciamo ok, allora adesso faccio questa cosa in quest'altro modo. Il nostro cervello lì per lì fa resistenza perché vuole adottare i soliti meccanismi di ragionamento, perché per lui è importante andare in risparmio energetico, detto in termini molto semplici, quindi è abitudinario, però per lui è funzionale l'essere abitudinario perché consuma meno energia. Nel momento in cui la persona invece comincia a dire no, adesso lo devi fare in questo modo, lo devi fare in quest'altro modo, lo devi fare in quest'altro modo, il cervello piano piano comincia ad attivarsi, si strutturano dei veri percorsi neuronali nuovi e la persona non ha più timore e comincia anche a mettere in pratica quella che è la nuova modalità. Lì vengono meno i famosi meccanismi di difesa, strutturati abilmente dalla persona per evitare tutto quello che in qualche modo era fastidioso. E le paure intervengono per allungare quella che è una sorta di abitudine, no? La stanzialità delle persone nelle varie vicende. Questo è poi il concetto sostanzialmente della psicoterapia, cioè portare le persone a ragionare su quello che loro fanno, come mai lo fanno, a cosa serve, cosa ottengono quando si comportano in un certo modo, per poter poi in qualche modo demolire, ristrutturare, ricreare, riconsolidare un nuovo equilibrio più funzionale a quella che è la loro realtà. Perché le persone, se le lasciamo un po' libere in quello che è il loro comportamento, nonostante tutto intorno cambi, mantengono quella modalità che però poi alla fine porta malessere. Come dicevi te, sì, quindi a volte purtroppo le persone iniziano a star male. C'è chi decide di ascoltarsi, di capire come mai c'è quel sintomo e chi invece abilmente continua ad andare avanti senza farsi delle domande, no? Magari sono anche quelle persone che non possono fare un percorso di psicoterapia, ovvero di cambiamento, perché ribadisco, non è che tutte le persone possono o debbono fare psicoterapia, ci sono delle persone che sono strutturate in un certo modo e rimangono così per tutto il loro percorso di vita. E noi psicoterapeuti, quando magari le incontriamo, perché può esserci anche un primo incontro, dobbiamo avere anche un po' l'umiltà di comprendere che faremmo più dei danni in questi casi ad intervenire che altro, e quindi lasciamo la persona in quella che è la sua modalità, e questo lo riconosciamo sin dai primi incontri, quando sono molto resistenti a qualunque tipo di conversazione o di input che noi possiamo dare loro. Sono quelle persone che razionalizzano tutto, altro meccanismo di difesa, e lo incastrano perfettamente in quella che è la loro realtà e non vogliono muoversi, quindi è tutto molto cristallizzato, tutto molto fermo. E in queste persone è difficile introdurre un elemento nuovo, pertanto andare a forzare la mano, come dire, significherebbe far perdere loro magari un equilibrio e a volte può far slatentizzare delle sintomatologie, quindi in questi casi si capisce, si comprende, si fa una diagnosi e si lascia la persona con quello che è il suo modus vivendi, col suo equilibrio, senza andare a rompere le scatole più di tanto, perché poi le persone che vogliono nei discorsi, negli input, entrano, li colgono, li smontano, quindi ci lavorano, no? Sono molto più flessibili. Quelle rigide hanno sempre un po' più un atteggiamento respingente e quindi sanno tutti. Quando è che si può riconoscere diciamo, un andamento negativo, cioè quando si arriva addirittura alla patologia? Perché abbiamo detto che questi meccanismi di difesa sono appunto in qualche modo inconsci, vengono spontanei, però possono evolvere in qualcosa, una deriva che insomma autodistruttiva, addirittura patologica. Come fare per riconoscere? Perché la persona ad un certo punto si sente limitata, si sente costretta, no? Facciamo l'esempio anche della eccessiva razionalizzazione, cioè noi cerchiamo sempre di capire
quando la persona tende sempre a razionalizzare qualunque cosa accada, quindi a fare dei ragionamenti per ridurre l'aspetto emotivo, quasi a negarlo, che è un altro meccanismo di difesa, lì fondamentalmente ci si sente sempre più limitati, cioè come se la propria esistenza ad un certo punto diventasse veramente minima, fatta di pochissime cose. Questo è già un indicatore, la persona si rende conto che non ha degli input, non ha degli stimoli dall'esterno positivi, non ha voglia di fare delle cose, vede tutto molto grigio, io dico sempre. Quindi questi sono dei piccoli segnali, ma importantissimi, che fanno capire, se la persona lo vuole capire, che forse sta esagerando con quelli che sono una serie di strategie, di manovre mentali per non muoversi da quello che è la propria area comfort. E allora lì la persona può rimboccarsi le maniche e dire: aspetta, vediamo che sta succedendo. Ci si accorge sempre che c'è un'esagerazione proprio nell'uso di questi meccanismi quando non ci sono evoluzioni nella nostra vita, quando tutto quanto è fermo e quando nella staticità la persona poi inizia a lamentarsi come se le cose non le accadessero. È impossibile che le cose non accadano, è che la persona fa in modo e in maniera che tutto non invada quello che è la propria area, che non la tocchi. E i meccanismi servono a questo, le strategie e le difese servono a questo, lo spostamento, quindi spostare l'attenzione da quello che avviene a quello che io invece penso sia più giusto, razionalizzare un evento e banalizzarlo, no? È anche questo un altro meccanismo di difesa, il fatto di negare che sia avvenuto un certo elemento o un evento importante nella nostra vita. Sono tutte quelle manovre volte a dire tutto rimane uguale, tutto fermo, non è vero, non è vero, però poi quando inizio a lamentarmi e sento che ho terra bruciata intorno, quello è un grande segnale. A quel punto la persona però chiaramente può decidere di attivarsi oppure di rimanere ferma. Se già capisce che c'è un malessere, Gianni, allora lì le persone si attivano. Altrimenti continuano con questi scambi, no? Passando da un meccanismo disfunzionale ad un altro, la sintomatologia la vedono come una cosa normale della loro esistenza e vivono così. E ci sono persone che vivono così e noi le avremmo sicuramente incontrate, le avrai incontrate anche tu, sono quelle che per ogni ragionamento hanno la loro convinzione, hanno le loro risposte e non le sposti. In quel caso diventa anche frustrante parlare con loro, no? Quando senti che già dopo la prima parola, la prima frase ti sale un certo fastidio, perché è come se tu non esistessi, se quella persona sta parlando per darsi di nuovo ragione, non per sentire Ho che capito. tu stai dicendo, non c'è circolarità, per ritornare anche al nostro discorso della volta precedente, Sì, no? sì. C'è proprio un monologo. Io parlo per ribadire quello che è il mio punto di vista, serve più a me che a te questo discorso, non mi interessi, è questo quello che poi si dice tra le righe, e voglio semplicemente portare avanti quello che è il mio pensiero. Questo capita spessissimo e queste sono quelle persone che rimangono ferme e non vengono di certo da uno psicoterapeuta, anzi, delle volte pensano che sia inutile. Ma va bene, io dico sempre va Però bene. comunque, diciamo, il sentirsi da parte di uno psicoterapeuta bussare alla porta di una persona, appunto da parte di una persona che mette in atto queste cose, forse vuol dire che insomma si è accorta che qualcosa non va, magari è un primo segnale che potrebbe mettersi in discussione, ecco. Sì, delle volte sì, è così. Delle volte semplicemente vengo perché magari me l'hanno detto, mi sono incuriosito, ma non ho la minima apertura, ma manco una crepa di millimetrica. Invece, quando certamente arrivano le chiamate allo psicoterapeuta, la maggior parte delle volte quelle persone sono più che motivate. Capita raramente che alcuni vengano. Ma non hanno proprio voglia di lavorare, ma vengono perché indotti per pensare di nuovo che hanno fatto bene a non andare dallo psicoterapeuta. Quindi quasi la prova del 9 a conferma, a fortificare il loro punto di vista. Ma io glielo fortifico sempre e glielo consolido perché
me ne guardo bene da rompere loro un equilibrio che, per quanto io veda che sia disfunzionale, per loro regge benissimo e va benissimo. Del resto lo dichiarano che non vogliono cambiare, io ascolto e rimando che va bene così. Do sempre qualche minimo input lì, lo butto lì, ma queste persone non lo raccolgono. Difficilmente mi è capitato che queste persone così impostate abbiano avuto un ripensamento. Senti, No. e tutta questa, diciamo, rete di azioni, che, di strategie che mettiamo in atto, che influenza ha sulla nostra vita di relazione in generale? Ha un impatto notevole, a volte positivo e a volte negativo. Allora, immaginiamo una coppia, no? Dove già è difficile a volte una comunicazione, ma dico adesso nella normalità, non perché ci siano dei problemi. Perché? Perché magari la persona può essere, o tutti e due possono essere più stressati, però diciamo c'è un buon rapporto di fondo. Se ad un certo punto intervengono degli argomenti progettuali, perché una coppia sana è una coppia che fa progetti, chiaramente, eccolo lì che se poco poco uno inizia ad adottare dei meccanismi di difesa perché magari in quel momento non si sente pronto e quindi nega, sposta, razionalizza, evita, fa delle manovre appunto anche di sublimazione, no? Cioè trasforma quasi quel tipo di discorso in un'altra roba più accettabile, se vogliamo. Lì l'altro, cioè quello che fa magari determinati discorsi progettuali, può sentirsi non compreso o frustrato. Queste sono le prime cose. Chiaramente le può dichiarare, no? Queste due sensazioni, emozioni. Ovvio che se di fronte c'è un partner che è chiuso, schermato e non apre le carte in tavola, non mette le carte in tavola in maniera ovviamente palese, non palese quello che effettivamente è la sua difficoltà, il problema nasce. Perché può accadere che istintivamente una persona reagisca in maniera difensiva, però se l'altro lo fa notare, è bene che se non si hanno dei veri e propri problemi, poi si dichiari quella che è la difficoltà e allora si possono aprire delle conversazioni. Quando questo non accade, ovvio che si stabiliscono invece delle rigidità e lì si vanno magari a creare degli attriti, le persone non si comprendono, la relazione quindi entra in crisi. La crisi è fatta di non comunicazione, quando una persona parla e l'altro praticamente non comprende quello che sta dicendo perché non si sta facendo capire. Quindi non c'è quella circolarità di nuovo di cui abbiamo parlato e da lì nascono poi varie problematiche che può essere il distanziamento, il fatto magari di farsi le ripicche, il fatto di ridurre all'osso, io dico sempre poi la comunicazione, e questo crea una distanza a lungo andare, perché inevitabilmente poi ci si allontana affettivamente e anche razionalmente da quello che è una persona che per noi viene vista come la fonte di malessere. Se l'altro non vuole vedere quello che sta dicendo o avvenendo, si sta portando automaticamente verso questo tipo di soluzione, cioè una distanza che è emotiva, razionale, fisica e poi c'è la frattura definitiva. Quindi in questo senso possono essere chiaramente problematiche queste strategie, no, psicologiche di cui abbiamo parlato. Tutto sta ad avere un minimo di umiltà e di coraggio nel dichiarare quello che abbiamo fatto magari istintivamente, perché può accadere, accade sicuramente in una coppia, però basta dire: ma sì, è vero, hai ragione, che in questo momento magari non me la sento, e allora si può anche in qualche modo, come dire, arrivare ad un punto, un compromesso che aiuti la coppia poi ad andare avanti unita, no? Che poi magari si intrecciano in una coppia, ma anche in una relazione, insomma, amichevole, amicale, eccetera, meccanismi di difesa dell'uno e dell'altro. Immagino che poi diventa una cosa esponenziale, mira di Dio. In realtà adesso ne stiamo parlando come se fosse un qualcosa che noi ci abbiamo lì e a volte la adottiamo, no? Ma in realtà fa parte del nostro modo di essere. Noi viviamo di ragionamenti, di comportamenti che sono fatti di emozioni, di veri e propri pensieri, razionalizzazioni, e spesso le difese
sono veramente parte della nostra modalità Cioè, comunicativa. praticamente viviamo di reazioni a quello che ci accade intorno. Di reazioni, di pensieri, di convinzioni, e lì è un continuo mettere in scena questi meccanismi. Sta a noi capire quella distorsione, se vogliamo, cognitiva, che magari diventa eccessivo il suo uso e alla fine è disfunzionale. Ecco, forse per capire, quando ne facciamo un uso eccessivo, lì c'è una disfunzionalità, quindi c'è un malessere. Sicuramente arriviamo a una sorta poi di rigidità, di chiusura, e quello non va bene. Quando invece c'è una sorta di flessibilità, per cui dichiariamo che stiamo in qualche modo male, sì, è vero, lì un attimo ho evitato, poi ho spostato, allora questo già va bene, fa parte della nostra normalità. Diciamo che rientra in quell'adagio che questa cosa che stai dicendo, penso, ti chiedo, secondo cui cambiare idea, insomma, è un segno di intelligenza. Sì, esattamente, esattamente. Infatti nella patologia vera e propria queste sono i veri diktat di tutto il ragionamento, cioè non ci si sposta da questo e l'altro diventa quello strano per uno patologico. La persona invece sana è quella che modifica il proprio pensiero, lo ricontratta, io dico appunto veleggia, no? Su un mare, si sposta una volta a vedere una parte di una costa, poi attracca da un'altra parte, però questo è sinonimo di intelligenza, cioè di non rigidità, anche perché noi non siamo sempre uguali, non lo siamo nella nostra evoluzione, se ci guardiamo un attimo da quando eravamo bambini sino adesso troviamo mille sfaccettature, no? Dove ci sono le rigidità, perché possono esserci delle rigidità anche nel nostro percorso di vita, significa che ci sono delle ferite, dei malesseri. E allora lì siamo sicuramente difesi perché le ferite fanno male, istintivamente anche fisicamente andiamo in protezione, la stessa cosa la facciamo quando c'è un malessere psicologico. Dobbiamo essere bravi nel far diventare queste ferite le nostre feritoie, io questa cosa già la, Ah, no, te lo ricordi? sì. Devono diventare veramente un punto da cui noi attingiamo piuttosto che chiudiamo le porte perché altrimenti diventa tutto spaventosamente ferita e lì la difesa deve esserci perché sennò come sopravviviamo? Però un conto è sopravvivere e un conto è mettersi in gioco, vivere, osare, rischiare, cercare di ottenere quello che vogliamo attraverso proprio la messa in gioco, quindi abbattendo queste difese, smantellandole e usandole in maniera strategica dove magari serve, no? Mi viene in mente in alcuni momenti lavorativi è utile a volte fare i finti tonti, evitare di capire, oppure quando c'è una modalità di una persona che è sempre quella disturbata, non gli andiamo dietro, facciamo finta di aver capito, quindi spostiamo l'attenzione su altro, se no andandole dietro, colludendo con quella persona, staremo sempre a litigare, ma il senso non ne Chiaramente tutto quanto dipende anche dall'elasticità mentale che a sua volta è influenzata dall'età, immagino, dal carattere. Certo, dal momento particolare della vita che noi stiamo vivendo, in questo periodo, per esempio, Ecco, le infatti, proprio qui volevo arrivare. Come decliniamo tutte queste cose? Cosa sta accadendo in questo momento di Covid? Tu hai un osservatorio particolare da terapeuta? è che le persone purtroppo sembrano normali, ma non lo sono, no? E uso questo concetto di normalità virgolettato perché chiaramente non esiste una cosa che è normale per definizione, però la usiamo stavolta semplicemente per riferirci al pre-Covid, no? Allora, noi cerchiamo di comportarci in maniera più disinvolta, cerchiamo di fare come se fosse tutto a posto, però in realtà non è tutto a posto e si vede perché le persone non sono rilassate. Io mi accorgo anche quando vado in giro al di là del mio discorso psicoterapeutico dei miei pazienti, mi accorgo che le persone, non tutte perlomeno, sono così rilassate, guardano, no? Ci si guarda anche nei propri comportamenti, se l'altro sta usando o meno la mascherina, se ci sono gli accorgimenti, quando si va in un ristorante, si scruta, si chiede anche prima di prendere un appuntamento, e magari sono le prime volte che le persone arrivano. Si hanno adottato tutte quante le norme, ovviamente, di prudenza,
Però poi ci si accorge di tutte quelle che sono anche le cose sbagliate che le persone fanno, nonostante tutto quello che è stato un grande parlare, ma soprattutto la paura. Quindi i meccanismi di difesa ci sono e come, perché le persone sono attente, sono difese, sono guardinghe, fanno come se fosse tutto a posto, ma è come se è proprio l'esempio massimo di tutti i meccanismi di difesa, cioè ci si comporta in linea con quello che in qualche modo ci stanno dicendo, sembra che stia avvenendo, ma sembriamo tutti un po' sospesi. Io dico, sembra di stare tra coloro che sono sospesi, no? In un certo qual modo. Ed è vero perché poi c'è chi se ne accorge e si arrabbia. Io personalmente delle volte sono arrabbiata, mi sento arrabbiata perché dico, e che cavolo, cioè, ancora non c'è una situazione definita. Uno è stanco, ha voglia di fare, non so, anche una banale vacanza che non chiederemmo tanto, però poi si mette a pensare, almeno io dico quello che faccio, no? Ragione, dico, ok, vado in un albergo, sì, ma in albergo ci saranno le norme. Oppure, quando entrano a pulire nella stanza, vengono adottate effettivamente tutte quelle che sono le protezioni, quindi la persona usa la mascherina, magari non starnutisce, non ha un colpo di tosse sull'asciugamano, cioè io penso tutte queste cose, un po' da paranoica se vogliamo, però sono indotte, sono stata indotta un po' dall'ambiente lavorativo, un po' da tutto quello che tutti abbiamo vissuto e qualche perplessità ce l'ho e quindi mi trattengo dal fare un qualcosa che vorrei tanto. Questo mi fa essere più difesa, devo razionalizzarla questa cosa, uso un meccanismo di difesa della serie, no, no, è meglio che non ci vado in vacanza, però sono arrabbiata per questo. E questa cosa esce fuori, vuoi o non vuoi. Quindi la frustrazione alla fine la paghiamo, no, nei termini del meccanismo di difesa. E questo sta avvenendo un po' a macchia d'olio, perché le persone fanno non come vorrebbero, quindi ci sono questi meccanismi di difesa in atto perché servono in questo momento. Però c'è più nervosismo, c'è più tensione, c'è più, se vogliamo, ecco, il rapporto forse è un po' più falsato, E perché anche diffidenza. sì, non si fanno le cose spontaneamente, non si fanno con quella libertà, oppure se si fanno sempre con quella compromesso del stare attenti, no? E quindi ci si rilassa meno e quindi le persone vengono, le relazioni sono un po' condizionate in questo momento, sicuramente, e se ne sta facendo un abuso di tutti questi meccanismi, più consci, nel senso in questo caso li andiamo proprio a cercare perché ci servono per avere un equilibrio. Le persone non, devono sentirsi sicure. Come si fa a sentirsi sicure? Allora, dicendoci un po' le cose, ce le raccontiamo e questi meccanismi servono in questo momento un po' a questo. Speriamo che tutto quanto poi rientri, perché se questo viene procrastinato, veramente poi tutto ciò può sfociare in ulteriori disturbi. Per cui poi la nostra professione qui è molto utile, perché per ridare sostegno alle persone e riportarle a ragionare in un modo più corretto, chiaramente la psicoterapia poi è fondamentale, diventa fondamentale, è un lavoro importantissimo poi di sostegno che possiamo dare. Certamente, ma tu diciamo, suggeriresti un po' più di fatalismo, non so come dire, certo, non, di prendere distanze da un atteggiamento paranoico, immagino, ovviamente. Sì, quello sempre, cioè di non è Sì. non esagerare, di concedersi un po' le cose, magari ecco, piccole dosi, no? Se vogliamo, un po' più di attenzione, però di concedersele le cose, perché se si va troppo sul paranoico, e questo lo dico anche a me, ovvio che poi alla fine c'è una limitazione completa e non si può non risentirne nella propria vita quotidiana, perché poi siamo arrabbiati con noi stessi per quello che non facciamo laddove c'è la consapevolezza. Perché attenzione, tutto questo discorso vale quando le persone sono consapevoli di quello che stanno facendo. Io adesso so che ho parlato in generale rispetto anche al momento post-Covid, proprio di persone che adottano meccanismi di difesa in modo consapevole. Perché? Perché dobbiamo avere un equilibrio. Parlo un po' al plurale, mi ci metto dentro anch'io. La consapevolezza è uno strumento che è salvifico, perché ci aiuta poi a ripristinare una cosa in maniera più sana, cioè mandiamo via le difese quando non servono e piano piano riorganizziamo la nostra esistenza.
Quando manca la consapevolezza, lì poi invece c'è il continuum di tutto quello che abbiamo appena detto, no? Delle strategie, e lì si vive facendo un po' come se. Quindi di base sì, consiglierei un'attenzione, ma non una paranoia, un concedersi degli spazi, concedersi delle libertà, magari in modo diverso rispetto a come avremmo fatto, ma concederci qualcosa, perché altrimenti sono continue restrizioni e le restrizioni, le costrizioni le paghiamo in prima persona e poi le facciamo pagare anche ai malcapitati che ci sono vicino, no? Sì, siamo in chiusura, il tempo è volato rapidamente. E io ovviamente lascerei a te le parole per chiudere. E soltanto una domanda: quali sono, diciamo, le persone più esposte, cioè quelle più fragili, quelle che da questo eccesso di utilizzo di meccanismi di difesa psicologici possono, diciamo, ricevere danno maggiore? Allora, le persone più fragili sono, ma non solo perché utilizzano maggiormente questi meccanismi di difesa, sono quelle persone che magari non si sentono all'altezza, no? In grado di gestire una situazione, cioè quelle che hanno una forte sfiducia, una forte insicurezza, quindi è come se loro si vedessero non in grado di fronteggiare un evento di cambiamento, un evento stressogeno, lo soccombono, cioè soccombono sempre all'evento e quindi queste sono quelle categorie un po' più a rischio. E lì bisogna lavorare prima su quello che è tutto un discorso di smantellamento della loro insicurezza e l'autodifesa proprio di vedersi come incapaci. E poi si può iniziare a, come dire, mettere in scena tutta una serie di meccanismi invece più utili, più funzionali. Quindi la categoria più a rischio è questa, quella che si vede come non in grado, più insicura, più sottotono, no? Ma da sempre. Quindi quelle che io dico le vedi e non le vedi, però si sentono quando c'è la loro presenza, come ti osservano, le percepisci che sono più fragili, sono più indifese e hanno bisogno di una mano. Queste sono quelle più a rischio e sono quelle che evitano tantissimo di confrontarsi. Quindi il consiglio che in qualche modo mi chiedevi di dare è quello di farsi una domanda, no? Quando in qualche modo noi andiamo avanti in un modo di fare, fondamentalmente con un nostro modo di ragionare che è più o meno sempre lo stesso, dobbiamo anche avere la capacità di fermarci. È una domanda che possiamo fare tra noi e noi, quindi senza che gli altri se ne accorgano, per cui non dovremmo avere poi nessun tipo di problema se ce la autochiediamo, perché l'altro che ne sa. Fermarci e chiederci a cosa mi serve esservi comportato in quel modo? Che ho ottenuto se mi sono comportato così? Questa sembra una domanda sciocca, ma immagina che è proprio quella che dà il via, il là a un processo psicoterapeutico, perché si va a solleticare la consapevolezza emotiva della persona. Spesso le persone per andare avanti cosa fanno? Usano la razionalizzazione, mettono, io dico, sotto naftalina le emozioni. Non si chiedono cosa ottengono facendo una determinata cosa e questo le fa andare avanti ad oltranza con quelle che sono le loro convinzioni. Fermarsi, chiedersi a che cosa mi è servito comportarmi in quel modo, mi fa riflettere su quello che io sento e lì automaticamente ho la percezione non solo a livello razionale ma emotivo di quello che è il prezzo che vado pagando comportandomi in quel modo, a cosa io rinuncio. Oltre che a quello che io ottengo, perché il vantaggio è sempre di avere un controllo, diciamo genericamente così. Quindi questa domanda è quella che dovrebbe aiutare le persone ad avere più attenzione sulla parte emotiva. E se ho attenzione sulla parte emotiva, lì rivado a risollevarla, la tiro fuori dai miei cassetti e la faccio sposare con quella razionale. Da lì si può attivare un cambiamento e un miglioramento. Quindi chiedersi quando vediamo che siamo troppo statici a che mi serve comportarmi in quel modo, che ottengo se mi comporto sempre così. Perfetto, allora con questo consiglio, diciamo anche per investire un po' su una vita un po' più serena, facendoci ogni tanto delle domande, magari non farle soltanto agli altri, ma anche a noi stessi, ringraziamo ancora una volta Paola Sbardellati, psicoterapeuta in forza all'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma.
Grazie ancora e le auguriamo anche a lei una vacanza, insomma, a questo punto. Quantomeno un po' di ferie, dai, quelle ce le abbiamo, poi vediamo l'uso. L'uso deve essere buono, rilassante. Grazie ancora e Grazie. continuate a seguirci. Grazie.